Ora si può fare tutto, ora si può fare di tutto, signori, dopo aver letteralmente saltato ieri il giorno di paga del nostro fuoriuscita di video. Che mi scuso, ragazzi, mi scuso, ma oggi è giovedì e ho ben capito che il martedì e il giovedì si può registrare il Ciampa in Breakfast e non il giorno stesso, perché diventa un po' difficile e complicato effettivamente. Quindi mi scuso se mercoledì non è uscito questo episodio, che sto registrando il giorno dopo, che uscirà domani. Questa settimana avete avuto due video effettivamente, mi scuso, ma sono un po' di settimane un po' disastrose, un po' complicate, perché signori, c'è tanto lavoro da fare, ci sta attendendo anche un viaggio molto molto impegnativo da fare e quindi la preparazione è molto importante. Bella ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video, signori, siamo tornati finalmente con un nuovo episodio del Champ and Breakfast. Episodio numero 13, signori, 13. Cioè, quanto vi è mancata quest'aria un po' di colazione, un po' di biscotti spezzati, signori, ma quanto vi è mancata? Quanto veramente vi è mancata? Devo anche appoggiarmi perché la telecamera, sennò ho spezzato già il biscotto mentre stavo parlando. Quindi questo non si mangia, signori. Allora, primo biscotto della giornata spezzato, perché mi chiedono in molti: te lo spezzo a te, Davide? Ah, questo sì che sarà un buon biscotto, sono sicuro al 100%. Comunque ti spezzo perché sei un grande amico. Comunque fatemi prendere un attimo i miei cari appunti, perché io non mi ricordo mai niente. E cominciamo a parlare, signori, porca mi devo dare una botta, di una cosa, diciamo, che è quanto successa domenica scorsa, signori. Domenica scorsa è successa una cosa che noi italiani non è che non ci va giù, cioè, diciamo a metà, diciamo. Però è successo, signori, c'era la finale del mondo. C'era la finale del mondo, signori. Quei galletti, quelli galletti che vedi sotto casa al pollaio, signori. Ha vinto la Francia, signori, effettivamente. Con un 4-2 della Francia. Allora, i primi due gol a culo. Autogol e poi un rigore che penso c'era, diciamo c'era, non c'era, vabbè. Due gol, diciamo che il secondo di ribattuto di Pogba è stato abbastanza bello. Invece il gol di Mbappé, anche quello è molto bello, ma il portiere è rimasto molto fermo, perché dato che stava a perdere già 4-1, cioè 3-1, è arrivato pure il 4-1. Lloris hanno detto che è un grande portiere, c'è un grande portiere, fai lo scavetto a Mario Mandzukic, cioè, ma chi sei? Ma tu chi sei? Ti chiamavano Karius come secondo nome, senza offesa, però contro, diciamo, squadre abbastanza forti. E comunque questa finale, campionati del mondo, senza l'Italia, signori, senza l'Italia non si può giocare, anche se noi comunque avessimo giocato qualche partita, il nostro cuore c'era lì, signore, il nostro cuore, noi sputavamo sangue su quei campi solo per prendere la rivincita, perché cioè vincere il campionato del mondo con quella squadra non lo so, ragazzi, però noi ci mettiamo lo spirito del gioco di squadra e il catenaccio italiano, quello è importante. Ma comunque, parlando di altro, signori, volevo dirvi due cose che ho visto la conferenza dei giochi dell'E3 di Los Angeles, uscito un mese fa effettivamente, ma non ve l'ho mai parlato perché sono usciti giochi abbastanza belli, vabbè, come ogni anno. FIFA 19 uscirà, certo, vabbè, quello non è importante. Uscirà Call of Duty Black Ops 4, che lì ci sarà un'altra volta il Road to Commander è d'obbligo, raga, per ogni COD, perché noi ce li facciamo tutti. Signore, il gioco più atteso di tutta la galassia, di tutta la Via Lattea, signori, The Last of Us 2, signori. Cioè, raga, quel gioco mi ha colpito quando non ho detto che uscirà 2. Raga, pure se costerà 200 euro, io giuro che me lo compro. Raga, io giuro che me lo compro, perché quel gioco a me mi ha segnato da bambino. Non in modo negativo, ma in modo positivo, raga. Quel gioco rimarrà nella mia infanzia. Infanzia no, diciamo che era 2010-2011, non mi ricordo, 2013, vabbè, comunque, 2013, 12 anni, raga, mi ha insegnato l'infanzia quel gioco. Quindi, signori, io voglio spezzare un biscotto per tutti i giochi, ma soprattutto per The Last of Us 2, raga, perché c'ho una fama assoluta e mi sono inventato il nome. Poi, signori,
notizia, notizia succulenta, quella notizia che magari non vi aspettate in questo video, che sicuramente avete letto dal titolo, perché il titolo si chiamerà in un certo modo, però che vi lascia un po' così, vi lascia un po' quella curiosità da ancora non vedere il video, ma poi dite no, lo dovevo vedere perché voglio sapere che cosa è successo. E io infatti ve lo dico, signori, quella notizia un po' che ti fa rimanere un po' così, un po' inorridito, un po' che cominci a lottare contro le guardie. Vabbè, so spara cazzate. Allora, la mia disavventura con la polizia è avvenuta a pochi chilometri da casa mia, pochi chilometri perché parlo almeno di, non lo so, 10 chilometri, e stavo tornando a casa. Avevo fatto una gita al mare, una gita perché al mare si fanno le gite, però vabbè, ero andato al mare e tornavo con calma, solamente che avevo anche una cena dopo e quindi dovevo un po' sbrigarmi. Allora decido di prendere una strada a velocità alta, di percorrenza, diciamo così, e allora sono andato, diciamo, un pelino forte. Però ad un certo punto, signore, ad un certo punto mi sono sentito delle moto che arrivavano dietro di me, e io, non guardando lo specchietto a primo impatto, ho deciso di continuare perché pensavo che era un panicare, pensavo che era un R1. Ad un certo punto è cominciata una volante, è cominciata una luce. Allora ho detto: guardiamo dietro lo specchietto, signore, guardiamo dietro lo specchietto. E indovinate un po', c'era la stradale della polizia, però mi stava controllando tutto quanto, cioè documenti e cosa quanto. Allora io ad un certo punto ho guardato, mi si è messo davanti, ha cominciato a frenare, e io ho cominciato a frenare. Poi mi si è messo questo di lato e mi ha detto di accostare. Alla fine ci siamo accostati. Comunque vabbè, mi hanno controllato tutto quanto, documenti, come sempre assicurazione, e non hanno trovato niente. Questa è la mia stata la disavventura di polizia. Più che altro è stato un vero e proprio film, non tanto per la consegna dei documenti eccetera, ma più che altro per la polizia che fermava me, e dietro c'avevo ancora tutte le macchine, capito? E quindi frenavamo la cosa. Ma comunque, parlando comunque un po' della strada, ragazzi, c'è gente che non so io come abbia passato l'esame, o forse l'ha passato milioni di anni fa e non si ricorda tante cose. Come per esempio quelli che mi stanno più antipatici di tutti sono quelli che siamo su una strada a unica corsia, cioè una macchina lenta, e stranamente mi suonano a me. Comunque raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, un commento, raga, raggiungiamo i 10 mi piace anche per questo episodio del Chance and Breakfast. E niente raga, ci vediamo con tanti nuovi video, vi lasciamo, è tutto, ci sentiamo alla prossima. Bella raga.